che ormai è divenuto abituale il 3-4-3 rispetto alla gara di andata. In porta c'è Katia Schöffenegger, che le compagne chiamano Schöffi, la chiameremo così anche noi. In difesa, come vedete, c'è Salvai al posto di Bartoli, mediana Rosucci e Boattin con Caruso e Bonansea, confermata probabilmente, insomma adesso vedremo, la posizione è più larga e arretrata adottata proprio in Croazia. Nel tridente invece confermate Giacinti, Girelli e Cernoia. Per quanto riguarda invece la Croazia, dovrebbe essere una disposizione molto più coperta, molto più antendista, un 5-4-1, poi andremo a verificare anche questo. In porta il capitano Bacic, l'ex Juventina, poi in difesa Dulcic, Spajic, Balog, Pranes e Jelencic, la giocatrice del Verona. In mezzo al campo Gegola, Pesel, Ljubina, Loina e davanti unica punta Glibor. Allora, suissima Stella Gotal, ex CT dell'Under 17, ma intanto vediamo Valentina Giacinti, il pallone in mezzo, Girelli, Cernoia, il sinistro e l'Italia è subito in vantaggio a neanche due minuti, neanche due giri di orologio, e subito il cinismo, la cattiveria, la concretezza, l'Italia l'ha messa in mostra. Ma guarda, stavo appunto dicendo perché Giacinti non avesse tirato in porta, perché si era stoppata bene la palla, invece è stata generosa e ha visto bene Cernoia, e Cernoia ha mirato proprio nell'angolino, niente da fare per l'ex portiere della Juventus, e inizia molto bene, ma si vede che è proprio una nazionale che vuole imporsi e vuole prendere il campo. E dunque, eccolo il lancio per Giacinti, perfetto, Giacinti a spalle alla porta, viene messa giù e arriva il calcio di rigore decretato dall'indicato. Adesso con l'aiuto del replay andremo a rivedere il controllo di Giacinti, poi è arrivata Balog su di lei, una spinta. Va a Girelli, stesso angolo, aveva intuito questa volta Bacic, ma non ci è arrivata, dunque l'esito non cambia, l'Italia è 2-0, cambiato soltanto, se vogliamo, il minuto sul tabellino, non è più l'ottavo ma è il nono, ma l'Italia è 2-0. È doppiamente brava Girelli a mettere la palla proprio dove l'aveva messa in precedenza, ma la palla va proprio a fil di palo e con la velocità giusta, anche se il portiere della Croazia, vedi, riesce a intuire, però non ci arriva. Ed è il gol numero 48 per Cristiana Girelli in 83 presenze in azzurro. Numeri che si commentano da soli, e andiamo invece a sentire quali sono i commenti a bordo campo da Sara Meni. Sì, con le parole di Milena Bertolini. Dai ragazzi. Rosucci. Gama. Il velo di Pirone per Giacinti e lascia proseguire giustamente questa volta il vantaggio, ed è il gol di Pirone, arriva il 3-0, per fortuna questa volta ha lasciato proseguire, diciamo, anche perché se l'Italia trova il terzo gol. Non ha indicato il centrocampo l'arbitro, non ho capito per quale motivo, o è confusa o... Ha indicato il calcio di rigore e poi c'è, cioè, però vedi che indica la porta. Il gol è convalidato, stiamo aspettando appunto di vedere che le squadre si stanno dirigendo verso il centrocampo, si stava disperando Giacinti perché questo era rigore netto, una cintura netta ai danni di Valentina Giacinti, ma il pallone è arrivato a Valeria Pirone.